Tesoro, quando hai detto che torni? Oggi è sabato, sarò a New York alle 17.08 e poi a San Francisco. Ah, no, no, dicevo quando torni qui a Parigi, tesoro. Lunedì, e ripartirò mercoledì sera. Ah, ok, hai detto lunedì a che ora? 18.30, darling, ora locale. Benissimo, tesoro, benissimo. Perché scrivi sempre tutto? No, è per non confondermi, tesoro. Confonderti? Sì, cioè, per organizzarmi con il mio lavoro, così sarò libero quando tu sarai qui. Tesoro! Ah, tesoro, tesoro, mi sa che lo perdi veramente. Non mi mangi via. Ma tesoro, vedi, le ore passano e gli aerei si perdono. Sei così dolce, Claudio. Roberto! Ma non ci posso credere! Ma che piacere! Come stai? Io sto bene, tu! Claudio! Ah sì, scusa, ti presento Roberto Castino. Piacere. Piacere mio, signorina. Chi è lei? Ah, è Janet Hawkins, americana di nascita e hostess alla Victory Airlines, come puoi vedere. I miei complimenti, signorina. Grazie. E lei, signor Castino? Sì, tutto a posto. Sì, Roberto, è di Catania, sai, ecco a me, sì, è da Catania. Sì. Ah, non ti ho detto una cosa? È la mia fidanzata. Ah, la mia fidanzata? Sì. Tanti auguri, grazie, signorina. Oh, Peppi, è una bella carosa. E lui non è fidanzato, No, no, sono single, vengo da Catania come Claudio. Sì, ci saranno tante buone ragazze in Sicilia, vero? Certo che ce ne sono, però non ne ho trovato. Quindi sono venuto qua per trovarmi una francesina. No. Ma vi ho disturbato, vado via. No, assolutamente, io devo volare. E allora? Hostess! Ah, deve partire! Esatto! Per accompagnare il mio fidanzato, mia fidanzata? Sì, sì, ma naturale, tesoro, però adesso è meglio che vai, perché lo perdi veramente, tesoro, andiamo. Ma io non posso andare via, ti devo baciare ancora. Permetti? Ma fai pure, fai. I sovvantaggi, eh? Ascolta mia, se vuoi vivere bene, fai come me allora. E come? Poligamia! È la vita ideale, piacevole, varia, credimi, non hai neanche il tempo di annoiarti, devi provare. Ma chi avere tante mogli? No, non dico avere tante mogli, dico soltanto avere tante fidanzate. Vedi, hai gli stessi vantaggi del matrimonio senza gli inconvenienti, a condizione però che tu ti sappia limitare. Io, per esempio, ne ho tre. Sì, ce n'hai. Certo, tre è il numero perfetto. Perché, vedi, meno sarebbe noioso. Di più sarebbe stressante. Tre è l'ideale. E è terribile. Ma quale terribile? Nessuna sa delle altre due. E ognuna pensa di essere la sola, capisci? Ma già la firma non ha problema. Pensa. Oh, certo! Ah! Anche io, tesoro! Vieni qui, ti presento Roberto. È un mio vecchio amico che viene da Catania. Piacere. Bonjour, monsieur. Piacere mio, signorina. Sono un amico di Claudio del liceo. Sì. Ma vado via, non vorrei disturbare. Beh, no, anzi, sono contenta. Lei è il primo amico di Claudio che conosco. Non frequenta nessuno, è un vero eremita. Dammi qualcosa da bere, mon cher. Sì, tesoro. Non ha detto che ci sposiamo? No. Come? Sì, mi ha detto che siete fidanzati. Certo, e anche detto, tesoro, che eri bellissima, non è vero? Sì, sì, e anche detto che è soffice come un cuscino. Cosa? Spenta come una gattina. Ah, ed è rimasto delusa? Sì. No, al contrario. Ah, non sei abbastanza carino, mon amour. Tesoro, ancora non l'hai capito, è un giocherellone, mi piace scherzare. Invita il tuo amico a pranzo. Già fatto. Trebbiamo. E ho anche insistito perché lui rimanesse qui fino a quando non trova casa. Trebbiamo un pedico, così ti terrò accompagna quando io non ci sarò. Esatto, tesoro, perché vedi, quando non ci sei tu, io mi sento solo, mi sento perso. Pronto? Sì, è questa. No, il signor Claudio non c'è. Sono Berta. Ah, è lei, Fräulein. Sì, è appena atterrata. A Parigi? Ah, è atterrata prima. Ah, certamente, sarà contentissimo. Ci può giurare. A tra poco, Fräulein, a tra poco. Che vita, che vita. Oh, mio Dio, la
interessa niente. Ma parto domani. Domani. Bello, eh? Bellissimo. Chi è? Chi è Raffaele? Sei preoccupato? Io no, non sono preoccupato. Tu sei preoccupato? Io preoccupato no. E invece mi stessi preoccupato. Andremo via, prima che arriva giù. Che bello, potremmo passare tutta la serata insieme. Sì. Ed io tutta la notte qui col mio tesoro adorato. Tesorino mio. Sai, stavo giusto pensando che potremmo passare la serata a Saint-Germain. Pourquoi Saint-Germain? Tesoro, a Saint-Germain è come un altro posto. Credo che sia un'idea stupenda per cambiare un po', no? Ma io preferisco restare qui. No, in campagna c'è l'aria fina, signorina, l'aria buona. Ma sarebbe come abbandonarla proprio il suo primo giorno a Parigi. Non si preoccupi per me, io ci sono abituato, io sono un eremita. Quindi dovete andare in campagna ora, subito. Sì, sai, sono d'accordo, andremo verso le 11. No, c'è da chi vuole. Ma qua non ce n'è fretta. Che fretta c'è, non c'è niente. No, volevo dire, c'è fretta, perché... Chi è pazzisti? Pazzi? La ruota è giù. Perché sta facendo una cosa, si chiama chiamavo per dire che è ritardato. Beh, chiamavo per dire che anticipavo. Ah sì, che fanno? Quando? Non sai un niente, è cabana. Che cosa hai detto? È cabana. Come cabana? La situazione può essere piccola, vuole essere imbecille. Ma come imbecille? Avevo pure che sono andato a casa stavolta, ti faccio segnale, non mi capisci, lo becchi. Ma segnale, chi ti segnala? Segnale. Ma pare che avevi i pubblici, segnale. Che si segnala, sa ciò fare? Imbecille! Ah, imbecille! Aspetta, invece di ringraziarmi, mi dice queste cose, ma io non ho più di valigia, meno male! Anche poi aspetto te in camera! Oddio, dopo sai che posso restare 3 giorni? Che bella notizia! Questa sì che è una bella notizia! Ma non vuole ancora! No, condivido la vostra pandemia! Sì, però ormai è uno di famiglia, capisci? Vai a fare il bagno, aspetta, ti voglio dare un racconto! Sono sprovvisto di soldi! Ma no, bacino! Ah, bacino! Bacino! Veloce questo bacino! Veloci, perché veloci? Ha ragione, perché anche lui sa del mio appuntamento, capisci? Non mi interessa.
non mi interessa. E vabbè, da scudo, chi c'è? Chi c'è? Cosa? Singapore Airline? Due gemelle? Ce matin, je sors de chez moi. Il m'attendait, il était là. Il sautait sur le trottoir. Quand j'ai tiré le gros rôle à moi, le petit oiseau toutes les couleurs. Penso que un sueño para sido no volver a más. E mi pintava las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rapidamente.